Allora ragazzi, allora come avrete visto dal video, oggi voglio parlarvi di un'uscita in edicola, in qualcosa che ho acquistato. Allora ragazzi, vi sto facendo un po' di video oggi, quindi se mi vedete vestita allo stesso modo, con i capelli messi allo stesso modo, è perché sto registrando un po' di video oggi, visto che ho un po' di commissioni da fare in questi giorni. Oggi ero un po' più tranquilla, ho pensato di registrarvene un po'. Pensate che perlomeno penso che farò un 4 video oggi, visto che ho un po' di cose anche arretrate. Da farvi vedere, ho pensato di approfittarne oggi che ho un po' di tempo appunto per farvi questi video qua. Non so voi quando li vedrete perché ho un po' di problemi di connessione qui a Milano e quindi non so quando riuscirò a caricarli tutti, però piano piano ve li caricherò. Ma andiamo a parlare nell'argomento di oggi. Allora, come avrete visto dal titolo, ho acquistato questo. Quindi la prima uscita riguardante Street Fighter, ragazzi, io questa uscita l'aspetto da quando l'avevano annunciata, e però inizialmente era uscita solo su internet, da quel che so, e quindi non l'avevo acquistata online, devo essere sincera. Avevo detto, vabbè, se uscirà in edicola l'acquisterò, altrimenti niente. Vi dico già che non seguirò tutte le uscite, ragazzi. Ho preso la prima perché comunque volevo vedere un po' com'era e tutto, però avevo già sentito dire che comunque sarebbero state un po' più costose poi le uscite successive, quindi ho preso la prima perché comunque ho qualche gioco di Street Fighter, comunque i giochi mi piacciono, anche se ve lo dico già da adesso, io comunque sono più amante di altre picchiaduro rispetto a Street Fighter, però comunque è un gioco che ogni tanto mi piace fare una partita così, quindi ho detto lo acquisto. Comunque mi interessava avere almeno uno dei personaggi. Poi non penso che acquisterò le altre. In caso vi ci farò i video. Mettete che magari, non so, dovessi prendere una botta in testa, dovessi decidere di comprare anche le altre, ve le farò vedere. Ma partiamo con, intanto, vedere questa. Allora, andiamo a spacchettare un po' il tutto. Mamma mia, ragazzi, ci mettono quintalate di colla questi cartoncini. Allora, quindi troviamo il fascicolo, iniziamo da questo, andiamo ad aprirlo, andiamo a vedere un po' cosa troviamo all'interno di questo fascicolo, c'è qualche cosa di interessante. Allora, iniziamo, ci sono un po' di cose ragazzi qua dentro, iniziamo un po' per volta e faccio vedere tutto, eh. Allora, partiamo da qua. Vi mostro il fascicolo, guardate che bella questa immagine, veramente, veramente, veramente strepitosa. Andiamo da qua, magari vedete meglio. Andiamo a vedere l'interno. Allora, vediamo. Questa è la parte davanti, ragazzi, ce l'avevo in mano al contrario, scusatemi. Quindi partiamo da qui, personaggi da collezione, Street Fighter Ryu di Agostini. Allora, il guerriero errante, tutto a colori, carta lucida, un po' stile fumetto americano per farvi capire un po'. Guardate che belle anche queste immagini di Ryu, molto, molto bella. Quindi, curiosità, l'icona della saga, data di nascita, altezza, peso, prima apparizione, quindi un po' tutte le curiosità riguardanti questo personaggio. Penso che saranno tutti fatti così poi questi fascicoli, con le varie curiosità dei vari personaggi. Ryu e il suo destino. Andiamo qua. Poi andiamo avanti. Ah, qua troviamo una cartolina all'interno per poter ordinare, penso, online le altre uscite. Qui troviamo, ragazzi, un poster. Io ve lo faccio vedere un po' così perché non voglio staccarlo. Molto bello anche il poster. Qui, come vi dicevo, ordina subito, quindi cartoline per ordinare, penso, le prossime uscite. Andiamo avanti, i primi lottatori. Mamma mia, scusatemi ragazzi se a volte inquadro un po' così, ma mi devo abituare perché sono abituata a fare le riprese col cellulare e con la webcam devo ancora un po' capire come funziona, quindi date un po' di pazienza. Le origini di Capcom, quindi qua un po' di storia riguardante Capcom.
nella casa. E qua, niente, i videogiochi degli anni 80 con un'altra bella immagine di Ryu. E qui, come vi ho fatto vedere prima, è retrocopertina con Ryu e Ken. Niente, adesso andiamo a vedere cos'altro troviamo. Allora, poi troviamo un paio di cartoline, sempre dove faranno vedere, cioè fa vedere le uscite che ci saranno più avanti. Questa prenota in edicola, sempre tutte cartoline appunto riguardante la prenotazione delle prossime uscite. E per finire, ragazzi, troviamo. Adesso non so come fare a farvi vedere perché qua penso che sia abbastanza grande questo. Troviamo, ragazzi, un poster, devo dire, enorme. Allora, vi faccio vedere intanto qua il retro dove fa vedere un po' i personaggi, sempre tutte le varie uscite che ci saranno. E proverò a farvi vedere questo poster, ma ragazzi, è veramente, veramente gigantesco. Quindi provo a farvi vedere, guardate qui. Scusate, mi copro un attimo, però almeno vedete un po' com'è il poster. Ragazzi, è qualcosa di enorme questo poster, veramente. Però molto bello, molto bello, molto molto bello. E poi arriviamo, ragazzi, alla cosa poi più importante forse di tutto ciò, che è ovviamente il personaggio, diciamo così, che è questo, ragazzi, che adesso andiamo ad aprire insieme a vedere un po' com'è. Eccolo qua, ragazzi, devo dire che è fatto veramente benissimo, cioè anche al tatto, diciamo, è fatto molto bene, tutte le pieghe. No, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Devo essere sincera, non pensavo fosse fatto così bene. Devo essere sincera, ragazzi, non me lo aspettavo, cioè non me lo aspettavo fatto così bene. Non so se voi dal video lo potete vedere, ma tutte le pieghe qua del costume, cioè la bandana che si muove qua, se toccate si muove, quindi è flessibile. No, ragazzi, è fatto davvero, davvero benissimo. Anche l'espressione. Adesso dal video non so se rende, ragazzi, devo dire la verità, però vi posso assicurare che è fatto in una maniera veramente strepitosa. Bello, 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 ragazzi, contentissima. Questo finirà sicuramente su una mensola vicino a qualche gioco di Street Fighter, perché come vi ho detto qualche videogioco di Street Fighter ce l'ho. Quindi sicuramente finirà in collezione sulla mensola dove ci saranno i giochi di Street Fighter. Niente, ragazzi, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Io adesso vado a prepararvi gli altri video di cui vi parlavo e quindi vi aspetto, se vi interesserà, nel prossimo video. Alla prossima, bella ragazzi!